Questa domenica non è che è importante soltanto perché è un giorno di festa, anche se siamo limitati dentro le nostre abitazioni. È un giorno importante perché si ricorda un evento che ha cambiato completamente il mondo. Lo ha cambiato il Natale e lo ha cambiato la Pasqua. È l'inizio e non la fine, ma il compimento di una storia che è iniziata dall'inizio del mondo, da quando il Signore ha deciso. Dopo la nostra disobbedienza, dopo il nostro essere contro le sue regole di venirci a salvare. Quella che stiamo vivendo in questi giorni è una Pasqua anomala. Normalmente siamo abituati a pensare a una Pasqua come uno dei momenti più belli dell'anno, soprattutto quando si dice che cade alta, ovvero che ricorre nel mese, molto tardi nel mese, e nel mese di aprile inoltrato. Questa è una di quelle Pasque dove cade alta. La natura in questi periodi è in esplosione. Noi abbiamo una gran voglia di ritornare al sole dopo l'inverno, di prendere aria, di camminare, di correre, di tornare a vivere all'aperto dopo un inverno che è stato lungo. Non è stato lunghissimo questo inverno, ma ci sono state tante altre cose che sono state lunghissime, che sono lunghissime, vero? E invece, anche se è per il nostro bene, dobbiamo stare chiusi, dobbiamo rispettare quello che abbiamo imparato a conoscere come il lockdown, questa parola inglese che significa null'altro che confinamento. Cosa è successo? Ci sono state imposte delle regole, dei confini da non oltrepassare per questo confinamento, per il nostro bene, è vero. Ma quanto è pesante dover obbedire quando tutto quanto intorno ci direbbe che vorremmo ritornare ad uscire, a festeggiare, ad abbracciarci, a correre, a prendere il sole. Ci sono state imposte delle regole e non puoi fare questo, e non puoi fare quello, e non puoi uscire di casa quando vuoi, e non puoi andare a passeggiare dove vuoi. Sapete, per molti significa anche non lavorare. E perdere del proprio, restare senza risorse, non avere più risorse per poter andare avanti a accudire la propria famiglia o se stessi. Abbiamo dei confini che sono messi per il nostro bene, ma nonostante questo ci provocano dolore. Alcuni sono nell'angoscia, viviamo nell'angoscia, nella perdita, sia della nostra libertà, sia delle nostre finanze. Ma stiamo facendo questo per un fine superiore. Stiamo facendo questo, ci viene imposto di fare questo perché il tentativo è quello di salvare migliaia di vite umane e poter tornare a una vita che sia serena e normale come era prima. Chissà se poi ritornerà veramente come era prima. Io mi auguro sinceramente che questo ci impari molto, questo periodo di clausura, questo periodo di separazione. Ci impari a vivere in una maniera differente. Sapete quello che riflettevo? Che questa è una situazione molto simile a quella che ogni anno capitava, a cavallo tra il mese di marzo e quello di aprile, in un paese del Mediterraneo, verso il Medio Oriente, un paese del Mediterraneo che si chiama Israele. E accadeva circa 3500 anni fa. Vorrei leggere con voi, assieme a voi, dal Deuteronomio. Lo trovate nella Bibbia, per chi ha la Bibbia questa qua bianca si trova a pagina 134, per chi ha la Bibbia viola, quella vecchia, si trova a pagina 199. È un passo di Deuteronomio capitolo 16, dal versetto 1 al versetto 8 leggeremo. E se vedete nelle vostre Bibbie c'è scritto proprio istituzione della Pasqua. Questa è come è cominciata la tradizione. Quella era la Pasqua. Pasqua. Non Pasqua, la Pasqua ebraica, la Pasqua che ancora celebrano gli ebrei. Il Deuteronomio dice così: osserva il mese di Abib, che era tra marzo e aprile, e celebra la Pasqua in onore del Signore tuo Dio, poiché nel mese di Abib il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire dall'Egitto durante la notte. Celebrerai la Pasqua al Signore tuo Dio, sacrificando vittime delle tue greggi e dei tuoi armenti, nel luogo che il Signore avrà scelto come dimora, del suo nome. Non mangerai con queste offerte pane lievitato per 7 giorni,
ne mangerai, le mangerai con pane azimo, pane d'afflizione, poiché uscisti in fretta dal paese d'Egitto, affinché per tutta la vita ti ricordi del giorno che uscissi dal paese d'Egitto. Non si veda lievito presso di te, entro tutti i tuoi confini per 7 giorni, e dalla carne che avrai sacrificata la sera del primo giorno, nulla se ne conservi durante la notte fino al mattino. Non potrai sacrificare l'agnello pasquale in una qualsiasi delle città che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Sacrificherai l'agnello pasquale soltanto nel luogo che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto come dimora del tuo nome. Lo sacrificherai la sera al tramontare del sole, nell'ora in cui uscissi dall'Egitto. Farai cuocere la vittima e ne mangerai nel luogo che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto. La mattina te ne potrai tornare e andartene alle tue tende. Per 6 giorni mangerai pane azimo, il 7° giorno vi sarà una solenne assemblea in onore del Signore, il tuo Dio. Non farai nessun lavoro. Allora, avete fatto caso al tipo di regole che gli ebrei dovevano rispettare per celebrare la Pasqua degnamente? Non vi suonano in una certa maniera familiari con alcune cose che stiamo facendo o non stiamo facendo in questo momento? Ve lo spiego più avanti. Allora, se leggete questo brano, ci sono 4 cose che gli ebrei devono fare e 4 cose che gli ebrei non devono fare. Allora, le cose che devono fare: devono sacrificare le migliori bestie, il versetto 2, sacrificando vittime delle greggi e degli armenti. Che cosa significa questo? Significa che gli ebrei, per celebrare degnamente la Pasqua, dovevano rimetterci di persona, dovevano rimetterci di tasca propria, perché dovevano sacrificare le migliori bestie dei loro armenti e delle loro greggi. Non è che potevano sacrificare quelli che sarebbero morti comunque, perché Dio se la sarebbe presa molto, non la prendeva bene quando facevano questo, e in effetti molti lo facevano. Infatti in Malachia, versetto capitolo 1, versetto 8, è detto così: quando offrite, questo è Dio che parla, quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa o un malata, non è forse male? Presentatela dunque al tuo governatore. Te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore, dice il Signore degli eserciti. Dio non voleva lo scarto, ma voleva il meglio. Voleva che fosse sacrificato, che gli ebrei si togliessero le bestie migliori, quelli che avrebbero dato più carne, quelli che avrebbero reso più soldi una volta venduti. Eppure voleva questo. Voleva che gli ebrei dessero il meglio, per cui ci stavano rimettendo realmente gli ebrei a festeggiare degnamente la Pasqua. L'altra cosa, dovevano fare i sacrifici dove dice Dio, non in qualsiasi posto. E infatti il versetto 2 dice: nel luogo che il Signore avrà scelto. È Dio che decide dove fare il sacrificio. Dovevano sacrificare a un'ora precisa, quella che diceva Dio. Versetto 5: lo sacrificherai la sera al tramonto del sole. E devono mangiare dove dice Dio, non in qualsiasi posto. Al versetto 7, la mangerai nel luogo che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto. È un po' quello che stiamo vivendo con noi, vero? Ci stiamo rimettendo del proprio. Chi non lavora ci sta rimettendo, perché chiaramente sta offrendo come pegno alla comunità il fatto di non andare a lavorare, di rimetterci i soldi propri per un bene superiore. Ci stiamo rimettendo un po' di libertà, un po' di salute, tutti quanti ci stiamo rimettendo a non uscire. Dobbiamo stare dove ci viene detto, a casa. Dobbiamo uscire poco e muoverci poco, soltanto dove ci è stato detto. Cioè, è stato detto che possiamo andare al supermercato e in farmacia, non in altri posti, o dal dottore, in posti che siano assolutamente necessari. E poi c'è tutto il capitolo delle cose che gli ebrei non devono fare.
non devono mangiare lievito. I versetti 3 e il versetto 4 dice: non mangerai con queste offerte pane lievitato, non si veda lievito presso di te. Niente lievito, tutto pane. Questo non andrebbe bene. Questo non andrebbe bene perché non è un pane azimo, è un pane lievitato. Non devono conservare il cibo. La carne, dice il versetto 4, la carne che avrai sacrificata la sera del primo giorno, nulla se ne conservi durante la notte fino al mattino, per cui niente, non puoi metterla da parte. Non possono scegliere dove sacrificare. Dice, vabbè, adesso sono qua, sacrifico qua. Invece il versetto 5 dice, non potrai sacrificare l'agnello pasquale in qualsiasi delle città, ma ci sarà una città che il Signore ti dirà. E infine, non possono lavorare. Non farai, versetto 8, non farai nessun lavoro. In molte di queste cose noi ancora siamo liberi. Noi non dobbiamo mangiare determinati alimenti, anche se sarebbe bene in questo momento mangiare, non ingozzarci di schifezze come ormai vediamo su internet, che tutti quanti facciamo torte, pizze, di tutte le fattezze, biscotti, e stiamo diventando abbastanza pesanti, per cui non dobbiamo mangiare determinati alimenti, però non dobbiamo mangiare nemmeno un sacco di schifezze. Ma ci viene detto però di non fare scorta di alimenti, così come nel versetto ci viene detto non andate al supermercato a rovistare dentro gli scaffali e portare via tutto quello, non fatelo, comprate sì una volta a settimana ma quello che vi serve, non fate scorte. E non possiamo nemmeno scegliere il posto dove andare. Magari ci sarebbe quel supermercato che sta a Viterbo o a Rieti o a Latina, non so da dove mi stai ascoltando, che ti piace tanto, è a 40 minuti di macchina, ma no, ti viene detto non puoi andare lì, devi andare in quello sotto casa. E infine non possiamo lavorare neppure noi, molti di noi. E se ti sembrano tanti il paio di mesi di regole che ci sono state imposte, sappi che gli ebrei queste regole le hanno fatte per 1500 anni prima della venuta di Gesù, e adesso gli ebrei ancora continuano a farlo. Noi no, perché vedremo perché non facciamo più queste cose. Dio aveva salvato il suo popolo, lo aveva fatto in una notte in cui era stato risparmiato, vi ricordate? E l'angelo era passato. Pasqua significa passaggio, Pasqua significa passaggio. L'angelo della morte, l'angelo sterminatore, era passato oltre le porte degli ebrei, dove era stato messo il sangue di un agnello sacrificato, e non aveva ucciso, mentre aveva ucciso tutte le persone che non erano coperte da quel sangue. L'angelo sarebbe entrato e avrebbe ucciso tutti quanti i primogeniti all'interno di quelle famiglie. Li aveva risparmiati, però gli aveva dato dei limiti, gli aveva dati in un eterno lockdown, un confinamento fatto di regole, talvolta facilmente comprensibili, talvolta meno comprensibili, ma che tutte queste stavano a ricordare che Dio era Dio e che bisognava rispettare le sue regole, altrimenti sono guai. Perché c'era questo lockdown? Perché c'era questo confinamento? Perché nel mondo c'era un virus mortale, un virus completamente, assolutamente mortale, che non uccideva soltanto il corpo, poteva anche uccidere il corpo, ma uccideva soprattutto l'anima, la parte eterna, la parte immortale delle persone. E sì, questo virus si chiamava disobbedienza, questo virus si chiamava ribellione, questo virus si chiamava io non ho bisogno di te. Questo virus si chiamava io so bene da me cosa sia bene e cosa sia male. Ti ricordi? Un albero. L'albero con il frutto della conoscenza del bene e del male. Lo prendo perché io voglio sapere cos'è il bene e il male. Questo virus si chiamava e si chiama ancora peccato. Però Dio è un padre. Dio è un padre come tale, ci amava e ci ama, ama i suoi figli, e per evitare che potessero essere contagiati da quel virus terribile che li avrebbe separati da lui per sempre, li aveva riempiti di regole.
e aveva riempiti di una serie di regole. Quelle che abbiamo letto sulla Pasqua erano soltanto una breve parte di regole. Ce n'erano centinaia di regole, abluzioni, pellegrinaggi, tantissime cose che avrebbero dovuto fare. E aveva riempiti di queste regole, ma lui sapeva che i suoi figli avevano bisogno di queste regole perché per rimanere sani. Ma sapeva anche che i suoi figli non avrebbero rispettato tutte queste regole, perché non le avrebbero rispettate. Non avevano bisogno di tante regole. Dio sapeva che non avevano bisogno solo di regole, perché non sarebbero state rispettate, ma sapeva che avevano bisogno di amore. Sapeva che non avevano bisogno di giustizia, perché loro non erano giusti, e se fossero stata giustizia loro sarebbero stati distrutti, ma avevano bisogno di misericordia. Dio sapeva che non avevano bisogno di una medicina per mandare via la febbre quando arrivava, ma di un vaccino che li avrebbe resi immuni e per sempre. Vivere in un recinto, vivere reclusi, vivere in lockdown, in confinamento, sì, è possibile, ma per quanto? Non per sempre. Dio lo sapeva. Dio lo sapeva e stava chiedendo al suo popolo di obbedire a quelle regole perché aveva in mente qualcosa che avrebbe spazzato via una volta e per tutte il confinamento, le regole, la separazione, il virus stesso. È il virus stesso. In Geremia, al capitolo 31, versetti 31 e 33, dice così: Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Io metterò la mia legge nell'intimo di loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Venerdì, per chi ci ha seguito, abbiamo parlato di cosa sarebbe avvenuto se Gesù non fosse morto quel venerdì santo. E abbiamo detto che il venerdì santo ha sancito il ritorno della comunione con il nostro Dio, ha sancito che il velo del Tempio, la cortina del Tempio, si era separata da cima a fondo, era stata completamente tolta, così che il Dio potesse essere accessibile a tutti quanti. E abbiamo detto che non ci sarebbe stata resurrezione senza quella morte e che lo Spirito Santo non sarebbe mai arrivato perché sarebbe rimasto Gesù in terra e lui ha detto che se non andava non poteva arrivare lo Spirito Santo. Voglio fare la stessa domanda oggi a te che mi ascolti. Se non ci fosse stata la Pasqua di Cristo e se non ci fosse stata la Pasqua di Cristo, cosa sarebbe accaduto? Se quella mattina le donne fossero andate al sepolcro, avessero trovato un cadavere, avessero cambiato le fasce, avessero cosparso di essenze, quelle essenze che avevano portato il corpo di Gesù morto, cosa sarebbe accaduto? In Giovanni 8, al versetto 34 e 30, da 34 a 36, Gesù dice così: Chiunque pecca è schiavo del peccato, rispose Gesù. E uno schiavo non ha un posto permanente in una famiglia, ma il figlio sì. Perciò, se il figlio vi libera, voi sarete veramente liberi. Se non ci fosse stata la Pasqua di Cristo, ma fossimo ancora legati alla Pasca ebraica, noi vivremo ancora nel lockdown del confinamento delle regole. Dovremo ancora sacrificare sugli altari, fare le abluzioni, rispettare i tempi, i modi di come offrire, quando offrire e sperare di essere graditi. Ma Gesù ha anche detto: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E crede, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Se non ci fosse stata la Pasqua di Cristo, il virus, nonostante le precauzioni, il confinamento, nonostante i guanti, nonostante le mascherine, sarebbe ancora invincibile. E Gesù anche ha detto in Luca 5 al versetto 31: Non sono i che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Gesù sapeva che eravamo ammalati, Gesù sa che siamo ancora ammalati e che abbiamo bisogno del medico. Se quella Pasqua non avesse visto una tomba piena, non avremmo né ospedali né dottori capaci di curare la nostra malattia.
E infine Gesù ha detto in Giovanni 12, al versetto 46, io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se nella tomba quella domenica mattina ci fosse stato ancora un corpo, la nostra notte sarebbe stata eterna. Ma la tomba, ringraziando Dio, ringraziando la potenza di Dio, era vuota. E vorrei leggere insieme a voi i versetti 3, da 3 a 8 di Giovanni 20, se lo volete cercare sulle vostre Bibbie. Mi sono dimenticato di mettere la pagina. Giovanni 20, al versetto 3, dal versetto 3 e 8. E questo è il racconto di quella mattina, della mattina, quando le donne sono andate al sepolcro per andare a mettere i balsami, i profumi, per impedire la putrefazione e la puzza che sarebbe uscita da un cadavere. E hanno trovato questa situazione. E a un certo punto, quando hanno visto che non c'era più Gesù, sono tornati dai discepoli e dagli apostoli dicendo: Oh, ragazzi, non c'è più Gesù. Ma che cosa dite? Ma siete pazzi? Ma non è possibile, l'abbiamo messo là. E hanno di corsa raggiunto il sepolcro anche loro, Giovanni e Pietro, hanno corso, Pietro, sempre lui, sempre quello che abbiamo detto nelle volte scorse, quello che fa sempre le cose con il cuore, prende e corre. Pietro e l'altro discepolo, dice Giovanni, capitolo 20, Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro. Giovanni era più giovane di Pietro. Pietro probabilmente era più grosso ma più pesante, per cui Giovanni corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro e chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegati in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. E questo c'è il comportamento. Pietro il focoso entra subito, guarda le cose. L'altro Giovanni è timoroso, non ha coraggio di entrare perché chissà che cosa pensa di vedere un cadavere senza più le fasce, di vedere un Gesù morto e rimane timoroso. E soltanto dopo, quando Pietro dice: Oh, guarda, ma qua non c'è più nessuno, vede le fasce, vide e credette. Le regole che Dio aveva dato per il lockdown, per il confinamento, perché il virus letale della morte dell'anima non infettasse il mondo e le persone che credevano in Gesù, sono cessate. Sono cessate con quella tomba vuota. Quella tomba vuota ha messo fine al confinamento. Da una tomba vuota è uscita la potenza che ha messo in campo Dio per dare un virus che avrebbe sconfitto per sempre il virus letale della morte. Tutti noi stiamo attendendo che ci venga detto quando potremo uscire di casa, quando potremo tornare a vivere normalmente, quando potremo festeggiare, quando potremo abbracciarci, quando potremo ballare, quando potremo sorridere e vivere di nuovo. Eccolo il giorno. Eccolo il giorno in cui possiamo, noi possiamo, anche se stiamo a casa in questo momento, anche se attendiamo che passi il Covid-19, eccolo il giorno in cui noi possiamo festeggiare, eccolo il giorno in cui noi possiamo abbracciarci virtualmente come grande famiglia in Cristo, eccolo il giorno dove possiamo ballare, sorridere e accettare la nuova vita in Cristo. Paolo dice in Seconda Corinzi, dal capitolo 6, versetto 1 e 2. Come collaboratori di Dio, vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio invano, poiché egli dice: Ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho risoccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo favorevole. Eccolo il giorno della salvezza. Eccolo il giorno della salvezza.
Eccolo il giorno della salvezza. Pasqua è il giorno della salvezza. Pasqua è arrivata, la tomba è vuota, l'antivirus è arrivato. Come arrivo oggi a quella tomba? Con il bagaglio delle mie paure perché il virus che mi tiene per il virus che mi tiene in casa? Con il bagaglio delle paure del virus che mi tiene lontano dal lavoro? Con il bagaglio del dolore per il virus che ha fatto ammalare qualche mio caro? Stai anche tu sperando in una cura, in un vaccino che sconfigga il male? Io ci sto sperando per il Covid-19, ma per l'altro male, quello più letale, il male vero, il virus della morte, non mi serve di sperare, perché è già arrivato, perché è già giunto. Rilassati, la cura è già arrivata, il vaccino è già disponibile, non ti serve il confinamento se è rimasta un'ultima regola che comprende tutte le regole che devi seguire. È la regola dell'amare. Ce la dà Gesù in Matteo 22, dai versetti 37 a 40. Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Vivere una vita amando è possibile. Vivere una vita senza paure è possibile. Vivere una vita sapendo che la vita vera è altrove è possibile se. Rileggiamo il versetto di Giovanni 20, l'ultimo versetto. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro. E vide e credette. Se oggi entri anche tu nel sepolcro, vedi e credi, sei libero, sei libera. Fermiamoci a pregare. Signore, grazie di questo antivirus. Grazie del virus, dell'antivirus che tu ci hai dato contro il virus della morte. È stato sconfitto quel giorno. È stato sconfitto in quella Pasqua. Se tu che mi hai seguito, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai udito oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio entrare la tomba, io voglio entrare il sepolcro, io voglio vedere le fasce e credere, perché io voglio la vita, io voglio il tuo antivirus, voglio sconfiggere il male della vita. Signore, io mi impegno a credere che tu sei realmente risorto, che tu sei resuscitato per cancellare per sempre il decreto che mi condannava all'essere dannato, all'essere dannata e a dover morire una seconda volta, oltre che nel fisico, anche nell'anima. E Signore Gesù, io voglio rispettare i tuoi comandamenti. Io voglio amare il Signore Dio. Io voglio amare il Signore Dio come me stesso e voglio amare il mio prossimo, perché amare non è un sentimento, ma amare è un'azione. Io voglio prendere la potenza che ti ha risuscitato e farla mia e vivere questa Pasqua di resurrezione come il momento in cui io veramente vengo liberato, in cui io veramente vengo liberata. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.